Inclenana, pagina 176. Sempre quell'estate, partite per un'altra escursione. Salite il lunghissimo canale di Raccolana, una marcia di 13 chilometri, e almeno gli scarponi hanno preso la forma. Attraversate una decina di villaggi fino alla Sella Nevea, metri 1190. Il luogo merita il suo nome, l'innevamento vi è pressoché perenne. Un giorno diventerà una località turistica, con alberghi, funivie, piste da sci e snowboard, ma devono passare ancora molti anni. Scendete la Val Rio del lago, lungo il greto del torrente, e arrivate al lago di Raibl. In fondo all'acqua, in corso di leggenda, si trova un villaggio sommerso, e un villaggio di egoisti, incapaci di generosità e ospitalità. Tanti anni or sono, in una notte di tormenta, una forestiera con in braccio il suo bimbo bussò a ogni porta chiedendo rifugio. Nessuno aprì, soltanto un'anziana coppia li accolse. Poco dopo, il cielo rovesciò sulla valle una tale quantità di pioggia da inondare, travolgere, sommergere il paese. Si salvò solo la casetta dei due vecchi. La madre che avevano accolto era Maria, il bambino era Gesù. Salite fino al passo del Predil, metri 1156, dove anni dopo correrà il confine italo-jugoslavo, poi italo-sloveno. Di nuovo giù, poi di nuovo ci si inerpica, con un temporale che solleva il fango intorno ai piedi. Dormite al rifugio Sillani, dell'Alpina delle Giulie. La mattina dopo raggiungete la vetta del Mangart, metri 2677, circondato da pietre bianchissime, guardi verso ovest e... oltre le carni che spiccavano aeree, le vette dolomitiche dei nomi fascinosi, Marmolada, Telmo, Civetta, Antelao, Cristallo, che mio padre mi additava ad una. Più vicino, a portata di mano, si ergevano quelle più rudi, massicce e selvagge delle Giulie. Nella lontana, ma nitidissima, pianura friulana, per un po' brillò un riflesso di luce come una stella. E mio padre disse, deve essere l'arcangelo del castello di Udine. Probabilmente era vero, ma se mio padre m'avesse detto in quel momento l'arcangelo Gabriele in persona e non la sua statua bronzea e dorata mi mandava un raggio celeste, avrei creduto lo stesso. Tutto lo splendore dell'universo era steso ai miei piedi. Vi raggiungono due alpinisti. Forse sono austriaci, perché chiacchierano in tedesco con tuo padre. Parlano delle cime delle Giulie, di possibili vie per scalare l'inviolata parete di Bretto, metri 2343. E a un certo punto menzionano un certo Julius Kugi. Tuo padre dà mostra di conoscerlo.